Bene, eccoci anche oggi insieme. In questa puntata parliamo di quello che abbiamo definito il lontano ma ormai vicino Oriente. Parliamo infatti di Cina. Lo facciamo insieme alla Fondazione Italia-Cina, di cui dovremmo avere in collegamento da Milano il direttore Marco Bettin, tra l'altro veneziano. E questo mi permette di iniziare con un sorriso, pensando a Marco Polo, chiedendole: lei si sente più all'estero a Milano o in Cina? Molto probabilmente a Milano, mi dico la sincera verità. Continuando un po' sulla linea di Comunque, Marco Polo, a suo parere oggi per avvicinarsi alla Cina bisogna un po' avere lo stesso spirito, mutatis mutandis, oppure della Cina sappiamo tanto di più? della Cina sappiamo molto di più, ma affrontare la Cina è sempre più complesso. E quindi da questo punto di vista c'è la necessità di un continuo aggiornamento e approfondimento. E in questo la Fondazione Italia-Cina che ruolo svolge? Ricordiamo che la Fondazione Italia-Cina è stata fondata da un nome tutelare dell'imprenditoria italiana come Cesare Romiti e la Regione Veneto è stato tra i soci fondatori. Che ruolo svolge oggi? Assolutamente sì, la fondazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. La nostra è una libera associazione di imprenditori senza scopo di lucro, quindi la nostra forza è il contatto diretto con le imprese e nello stesso tempo una relazione con le istituzioni sia italiane che cinese. Questo la rendono naturalmente in una posizione privilegiata per approfondire e sviluppare le relazioni. Questo è fondamentale soprattutto quando si parla con la Cina. Quindi noi non perdiamo di vista quella che è la realtà italiana e cinese, quindi il contatto diretto con le imprese, le loro necessità e la possibilità poi di sviluppare dei progetti per supportare il loro processo di internazionalizzazione. Ma dall'altra parte cerchiamo anche di mettere a fattor comune a livello di sistema Italia la nostra conoscenza, il nostro ruolo guida e di coordinatori per sviluppare azioni che possano incrementare l'interscambio tra Italia e Cina. Parlare di importanza del mercato cinese è ovviamente superfluo. Se non vado errato, pur in tempo di lockdown, di pandemia, l'economia cinese è forse l'unica grande economia al mondo che è riuscita in ogni caso a crescere. Voi recentemente avete siglato un protocollo d'intesa con Confindustria Venezia. Cosa prevede? L'accordo è un accordo generale, noi l'abbiamo firmato il mese scorso a Venezia e siamo molto soddisfatti. È un accordo generale che prevede una serie di punti, dal supporto e dall'agevolazione dei flussi di informazione che possono essere poi indirizzati al sistema imprenditoriale Veneto, alla possibilità di organizzare eventi e iniziative insieme. Nella fattispecie, ad esempio, già il 9 luglio, quindi fra qualche giorno, organizzeremo proprio con Confindustria Venezia un'iniziativa di presentazione di una piattaforma, un progetto che noi stiamo portando avanti con la più grande banca al mondo, che è ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. Abbiamo collaborato con ICBC, che è membro del nostro consiglio di amministrazione, per la promozione di una piattaforma che contempla decine di migliaia di imprese cinesi, clienti poi in particolare dell'ICBC, e che possono entrare in contatto con controparti italiane. Questa è una piattaforma digitale, quindi che in questo momento evita anche supera le difficoltà che in questo momento ci sono per quanto riguarda le relazioni e i collegamenti tra Italia e Cina. E quindi vi è la possibilità di interagire direttamente con controparti cinesi attraverso una piattaforma digitale. Questo noi crediamo sia molto molto importante e rappresenta anche un po' il punto di svolta nelle relazioni tra la Cina e i mercati internazionali. La tecnologia è indubbiamente fondamentale in un rapporto, soprattutto con un paese così lontano, ma quanto contano per i cinesi le relazioni personali? Contano tantissimo. Quando io vi dicevo prima che in questo momento la Cina, per un comune mortale, diciamo, quindi per una persona che non è mai stata in Cina, in questo momento acquisire informazioni sulla Cina è molto più semplice. Basta
Basta cliccare un pulsante sulla tastiera del computer e vengono, si possono reperire centinaia di documenti e di informazioni sulla Cina più o meno aggiornate. In realtà, tuttavia, le relazioni personali e dirette sono ancora fondamentali, proprio per cercare di instaurare una relazione, più profonda, che spesso fa la differenza tra l'approcciare un mercato e invece lo sviluppare le relazioni concrete. Spesso e volentieri consideri che la conclusione di accordi commerciali vengono sanciti molto, molto, molto spesso da un banchetto e quindi dalla possibilità di stare insieme e di dialogare insieme, di bere insieme e quindi di non solamente di discutere di affari, ma anche di approfondire una conoscenza personale. Conoscenza personale è fondamentale e qua anche il ruolo della Fondazione Italia-Cina io credo che sia molto importante perché noi da oltre 17 anni rappresentiamo un punto di riferimento fondamentale sia per il sistema imprenditoriale istituzionale italiano ma anche e soprattutto cinese. Noi veniamo riconosciuti ad esempio dal Ministero per il Commercio cinese come un punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda le relazioni con l'Italia. Noi con questa trasmissione stiamo portando un piccolo tassello ad un appello che lei ha fatto in sede di presentazione della convenzione con Confindustria Venezia, dicendo aiutateci un po' a diffondere anche la necessità di approcciarsi al mercato cinese con la dovuta cultura. E ha parlato di alcuni errori, diciamo, clamorosi che gli imprenditori italiani fanno in assoluta buona fede. Ne può citare qualcuno? Assolutamente sì, quando io parlavo, il nostro approccio come Fondazione Italia-Cina parte proprio dalla necessità di avere una conoscenza maggiore della Cina e delle relazioni con la Cina. Durante l'incontro che noi abbiamo fatto in Confindustria Venezia il mese scorso, vi citavo un esempio che è sotto gli occhi di tutti. Spesso quando mandate voi giornalisti servizi che rappresentano un po', ad esempio, l'andamento dei mercati, no? Nel paese asiatico, e quindi fate vedere immagini di grandi tabelloni digitali con i titoli. Spesso e volentieri, quando il titolo o quando ci sono delle problematiche a livello di mercato Cina, fate vedere il tabellone con tutte queste numerazioni in rosso. In realtà, la numerazione rappresentata nel tabellone per quanto riguarda la borsa dimostra che il titolo sta guadagnando e non sta perdendo. Quindi già questo è un errore, se lei pensa abbastanza semplice, però è interessante che la dice veramente molto lunga sull'impostazione di un dialogo. Nel momento in cui uno già all'inizio commette un errore, se vuole da questo punto di vista è abbastanza semplice, ma poi in realtà potrebbe anche portare a conseguenze diverse. Un altro tema che io credo interessante è ad esempio quando in Cina, se chiunque è andato in Cina e ha avuto modo poi di visitare i grandi magazzini durante i saldi, no? Spesso e volentieri si vedono dei cartelli nei negozi, nelle vetrine, che dimostrano come quell'esercente porti una scontistica sulla merce. Ecco, spesso e volentieri si vede un numero poi con carattere Cigre, Sanzere, quindi 3, 7, 4, e uno potrebbe immediatamente pensare che c'è un 30, un 40%, un 70%. In realtà è l'opposto, cioè vale a dire quello rappresenta il prezzo che uno paga. Se lei vede 3, vuol dire che c'è uno sconto del 70%, quindi è diametralmente opposto alla nostra presentazione poi di quelli che sono i saldi. Quindi, ve lo ripeto, anche questi sono, se vogliamo, in questo momento delle curiosità, però in realtà ci danno veramente l'idea di quella che è la difficoltà di comunicazione. Io ho la fortuna di aver studiato il cinese, la lingua, la cultura, fra l'altro alla gloriosa Università Ca' Foscari di Venezia. E questo devo dire che ha agevolato notevolmente il mio percorso lavorativo e anche la mia carriera, perché ho la possibilità di dialogare direttamente con le controparti cinesi. Mi permetta un dato personale, perché è stato reso pubblico, perché lei ha sposato una signora, una donna cinese. Ha dovuto imparare a fare la corte in maniera diversa?
No, là devo dire che ho fatto valere invece la mia italianità e anche un po' la mia venezianità, devo dire la verità, perché Venezia comunque nell'immaginario non solo cinese ma internazionale è rappresentata ancora come la città dell'amore, quindi quello devo dire mi ha aiutato, e l'essere veneziano mi ha aiutato. Ecco, ma che idea hanno i cinesi di noi italiani? Ecco, perché questa forse può essere una domanda anche filosofica, magari anche un po' profonda, perché in realtà, in termini di immagine, non siamo allo stesso livello. Probabilmente si dice tanto che il Made in Italy nel mondo è molto considerato. Devo dire che in Italia l'immagine che noi abbiamo delle, appunto, le chiamiamo le cinesserie, non è altrettanto elevata. Su questo secondo me c'è molto da lavorare perché probabilmente anche dalla Cina arrivano prodotti di qualità, a parte i telefonini, intendo dire, o cose analoghe. Assolutamente sì, ma c'è moltissimo da lavorare. Questo, ripeto, è un po' anche la funzione della Fondazione Italia-Cina. Noi, la nostra funzione è Fondazione Italia-Cina, quindi noi ci occupiamo di Cina, ma anche di Italia. Da questo punto di vista, devo dire che ci sono moltissimi luoghi comuni, così come esistono anche luoghi comuni in Cina per quanto riguarda gli italiani, ma i francesi, i Certo. tedeschi, eccetera. Guardate, noi cerchiamo di basare le nostre analisi, i nostri approfondimenti sui fatti. Alla fine della fiera, la Cina è andata sulla Luna, ha mandato sulla Luna un satellite e sta andando su Marte in maniera assolutamente autonoma. Quindi, da un punto di vista proprio della qualità, nel momento in cui investe e crede in un progetto, sicuramente raggiunge dei livelli elevatissimi, dei livelli elevatissimi. Potrei presentarle decine di progetti o di esempi nella quale la Cina è leader assoluto a livello mondiale. Dall'altra parte, però, noi purtroppo dobbiamo fare i conti con un passato anche abbastanza recente che in ogni caso minava un po', o comunque determinava un concetto e un'immagine della Cina ancorato ancora a vecchi stereotipi. Da questo punto di vista, mantenendo sempre salde comunque, e sono fondamentali, le radici e le ragioni storiche che i nostri due popoli, quello italiano e quello cinese, rappresentano in termini di amicizia, in termini di attività, in termini. Però abbiamo la necessità di approfondire veramente in maniera più completa quella che è la realtà cinese. Realtà cinese che tra l'altro non è unica e non è solo in Cina. Un altro aspetto che io lo sottolineo sempre è che quando si parla di Cina in questo momento non si parla solamente del paese che si trova in Asia, importantissimo, a migliaia di chilometri di distanza, ma la Cina è anche un sistema, il sistema Cina. Considerate che, ad esempio, sulla base delle analisi effettuate dal nostro centro studi, nel 2020 in Italia esistevano oltre 900 imprese partecipate da circa 550 imprese cinesi o di Hong Kong. Queste imprese danno da lavorare oltre 43.000 dipendenti e fanno un fatturato di oltre 26 miliardi. Allora, queste imprese naturalmente esistono anche, ad esempio, se andiamo a guardare in Europa, in tutto il territorio europeo, in tutto Certo. il mercato europeo. Quindi, dialogare con la Cina non necessariamente significa esclusivamente intraprendere relazioni con imprese che stanno in Cina, ma anche con imprese che stanno vicino a noi. Banalmente, lei prima parlava dei telefonini. Tra i più importanti gruppi cinesi che operano nel settore della telefonia hanno in Italia il loro quartier generale per quanto riguarda l'Europa. E quello, ad esempio, è indubbiamente un modo intelligente e anche veloce di intraprendere relazioni con le imprese cinesi, perché comunque i legami che hanno con l'head office in Cina sono molto importanti, quindi queste aziende possono rappresentare anch'esse un ponte per le relazioni con la Cina. Noi, come Fondazione Italia-Cina, abbiamo la fortuna Devo di concludere. annoverare tra i nostri associati moltissime imprese cinesi, quindi questo è molto importante. Grazie. Chiudo in velocità. Ringraziamo Marco Bettin, che è il direttore della Fondazione Italia-Cina, il veneziano Marco Bettin. Grazie. Buona giornata. Ci Grazie a voi. risentiamo. Alla prossima.